In questo video parliamo di Adler e della sua tecnica della psicologia individuale. La tecnica della psicologia individuale si basa sul fatto che è necessario osservare i comportamenti sociali dell'individuo al fine di comprenderne la meta, quindi il suo scopo ultimo, insomma, dove sta andando questa persona. Lo psicologo individuale deve osservare come un individuo si rapporta al mondo esterno. Abbiamo detto che focalizza la propria attenzione proprio sull'interazione tra individuo e ambiente. Il mondo esterno include anche però il corpo stesso dell'individuo, le sue funzioni corporee, le funzioni della mente. Non sono né l'eredità né l'ambiente che determinano la relazione dell'individuo con il mondo esterno, ma la sua attitudine verso la vita. È quindi importante analizzare lo stile di vita del paziente basandosi sui tre compiti di vita, che sono appunto amore, amicizia e lavoro. L'amore si riferisce agli affetti e alla sessualità e le problematiche possono essere problemi amorosi e familiari. L'amicizia riguarda i rapporti interpersonali e sociali, le problematiche che possono insorgere in questo compito vitale sono i problemi di comportamento verso gli altri ed infine il lavoro, ogni forma di attività della mente e le problematiche possono essere problematiche occupazionali. Se per esempio alcuni di questi problemi non vengono risolti, possono nascere delle patologie. Nel caso della melanconia c'è un profondo senso di inferiorità, quindi una poca pulsionalità. Abbiamo parlato in un altro video dedicato al senso di colpa e alla melanconia. La paranoia, nella paranoia c'è uno scarso senso di comunità in realtà. La schizofrenia, c'è cioè una paura della vita, un forte scoraggiamento. La delinquenza invece c'è uno scarso interesse sociale. Quindi il modo con cui un individuo si comporta nei confronti di questi tre problemi, amore, amicizia, lavoro, e delle loro ulteriori divisioni, costituisce la sua risposta ai problemi della vita. La psicologia individuale riconosce, con altre psicologie, che ogni individuo deve essere studiato alla luce del suo particolare sviluppo. Ogni particolare tipo conserva il suo stile dall'infanzia alla fine della vita, a meno che non si convinca di aver creato una propria attitudine fuorviante nei confronti della realtà. Questo stile è un'opera di creazione del bambino stesso, che usa la componente ereditaria e le impressioni dell'ambiente come mattoni per costruire la sua particolare via al successo, successo in accordo con il proprio stile interpretativo. Il primo compito della psicologia individuale è proprio quello di provare l'unità di ogni individuo. Abbiamo parlato appunto della psicologia individuale dove l'unicità è il primo fulcro fondamentale di questa psicologia. Nel suo pensare, nel suo sentire, nel suo agire, l'unicità e l'unità dell'individuo deve riguardare tutto a 360 gradi, in ogni espressione della sua personalità. Questa unità la definiamo stile di vita dell'individuo. Ciò che è frequentemente indicato come ego non è altro che lo stile dell'individuo. Quindi ricordiamo appunto lo stile di vita è estremamente importante e lo stile di vita deve essere analizzato sulla base dei tre compiti vitali: amore, amicizia, lavoro. La psicoterapia, secondo la psicologia individuale, è basata su tre stadi. La psicodiagnostica è il primo stadio, consiste nella comprensione del paziente attraverso l'analisi dello stile di vita che comporta, per esempio, l'analisi dei ricordi dell'infanzia e della costellazione familiare. Ricordiamo che Adler è molto attaccato al concetto di famiglia e soprattutto alla costellazione, quindi a come è composta la famiglia, quali sono le dinamiche in cui il paziente è nato e cresciuto e è molto importante analizzare anche se come racconta il paziente della propria famiglia, quindi come vengono descritti i familiari da parte del paziente, se ci sono per esempio delle ambivalenze o delle contraddizioni. Tutta questa fase deve sempre avere a mente i tre compiti vitali di cui abbiamo parlato poco fa. Ricordo, amore, amicizia, lavoro.
L'operatore adleriano deve essere seduto di fronte o di fianco al soggetto nella condizione di essere costantemente osservato e controllato. Quindi deve esercitare su di sé un attento autocontrollo perché viene comunque sempre controllato dal paziente. La comunicazione deve essere naturale, aperta e disinibita. Una volta acquisite tutte le informazioni sullo stile di vita del paziente, il terapeuta deve renderlo consapevole del carattere fittizio della meta e del suo stile di vita, attraverso il secondo step, che viene appunto chiamato acquisizione dell'insight, perché implica l'acquisizione da parte del paziente della consapevolezza del suo percorso fino a quel momento intrapreso e soprattutto della possibilità di intraprendere un altro percorso decisamente più efficace rispetto a quello attuale. È, diciamo, la fase più lunga e delicata del processo perché implica un cambiamento importante nella vita del paziente, soprattutto un cambiamento mentale, perché implica, come abbiamo detto, una presa di coscienza del carattere fittizio della propria meta e del fatto che ci possono essere delle alternative. È da lì che il paziente deciderà se modificare la sua meta e il suo stile di vita oppure continuare sulla strada già tracciata. Questa decisione avverrà solo dopo aver acquisito una chiara e obiettiva immagine di sé e sicuramente il terapeuta è la guida che aiuta alla comprensione per il paziente. Se il paziente decide di cambiare strada, il proprio percorso, il proprio stile di vita e quindi conseguentemente la propria meta, il terapeuta dovrà essere un discreto compagno di viaggio per aiutarlo ad adattarsi alla realtà appena scoperta. Deve essere un po' come uno sherpa tibetano. Lo sherpa tibetano è un esperto dei luoghi e fondamentalmente accompagna e aiuta l'esploratore nel lungo viaggio verso la meta. Ma attenzione, non è lo sherpa tibetano a decidere la destinazione, è il paziente che deve scegliere la sua meta, quindi non è il terapeuta che deve scegliere dove si deve andare, qual è la meta, è il paziente che deve decidere ed è il terapeuta, alias sherpa tibetano, che lo accompagnerà lungo tutto il suo percorso. Grazie e alla prossima!